Corro forte andando piano. Pensateci, correre forte andando piano. Il mio destino è qui e qui ci sto. E mi sono organizzato e anche nel piccolo opero a 360 gradi. Considerato il tempo, insomma, correlatività. Io mi chiamo Gabriele Passerotti e opero qui dal 14 settembre 1970. E sono figlio d'arte, anche mio babbo faceva questo tipo di lavoro. Io ho sempre desiderato di farlo anch'io. Ho avuto altre opportunità, però ho sempre optato per questa decisione. Perché quando ero, diciamo, ragazzino, nell'intervallo dell'attesa del militare, mia mamma dice: fai il concorso, insomma, io vinsi un concorso alle poste come impiegato direttivo, però lo rifiutai perché volevo fare sempre questa attività qui. Mio babbo era dolce e forte come me, insomma, nel senso, a volte anche, insomma, faceva sentire un po' la sua severità, ma insomma sempre relativa, come l'avevo con mio figlio, perché avevo un figlio che purtroppo è venuto a mancare all'età di 33 anni e con lui, io quando mi è mancato, ho perso un figlio, ho perso un fratello e un amico, ecco, nello stesso tempo. Questo è stato il mio primo negozio perché noi avevamo un conoscente, insomma, che aveva piacere a affidarlo. Lui era come me, no? Una persona molto, molto, diciamo, disponibile, e voleva che continuasse la tradizione in questo modo. Infatti a mio babbo gli disse: mandamelo un pochino qui, voglio vedere un attimino, poi ci si mette d'accordo sulla transazione dell'azienda. E dice: lo tengo lì un po' di tempo, un mese, 20 giorni, un mese. Poi invece dopo 3 o 4 giorni si convinse che secondo lui ero idoneo, e allora disse al babbo: dice, guarda, trattiamo la ditta e via. Ecco, così, fu così. Io ho una stampa del 700 e era piccolino così e è rimasto così. E ho provato anche allargarmi, perché mi dicevano: vai più là, insomma, qui accanto, di fronte. Mettevo cartelli, ma mi conoscevano qui e venivano qui. E allora io ho detto: il mio destino è qui e qui ci sto. E mi sono organizzato e anche nel piccolo opero a 360 gradi. Però io ho sempre considerato il tempo, insomma, correlatività, perché mi sento un po' un uomo libero, insomma, ecco, ossia, quando ero determinato, ecco, ambiente di lavoro, militare, eccetera, non volevo, diciamo, avere imprensioni, quindi alla donate per primo, tutto quanto. Però col mio tempo libero l'ho elasticizzato, per dire, non, anche se sono orologiaio, tempo al tempo, ecco, capito? Per dire, se a volte mezz'ora, un'ora più tardi, a volte ho aperto perché ho dovuto magari non segnare un lavoro, che quello magari andava a Roma, a Milano, e poi magari la mattina alle 7 magari sono qui a lavorare, ecco. La vita l'ha vissuta giorno per giorno, ma come se fosse l'ultimo giorno, volendo campare più che si può, capito? Io sono attaccato alla vita, però come se fosse l'ultimo giorno, perché non si sa mai quando capita questa storia, capito? Quindi sì, dobbiamo essere dinamici, ma io dico sempre, corro forte andando piano. Pensateci,
correre forte andando piano, perché tutte le volte che io ho fatto le cose con una certa celerità più del dovuto, poi ho dovuto rivedere un po' il tutto. Invece se uno le fa con calma le cose, se riflette con calma, anche quando si lavora, quando si prende una decisione, è quella giusta. Ho contattato tante persone quando hanno 40 anni, 50 anni, ora vecchia, quindi... No, viviamo, da giovani si fa i giovani, è bello così. Poi quando siamo più grandi, tante cose non ci fanno più paura, però bisogna sempre vivere con l'entusiasmo, cercare tutti di dare il meglio di noi stessi. Questo è importante. E consigliare sempre le persone, anche se una persona non la conosco e mi chiede un consiglio, io faccio come il buon padre di famiglia, cerco di dargli il consiglio giusto. Anche se la persona a volte mi può essere a colpo d'occhio un po' più antipatica, no? Però penso sempre in essere umano, sicché se mi chiede cosa faresti te in questo frangente, non posso consigliargli la strada che io ritengo giusta.